Io in qualsiasi situazione tenevo sempre presente il fatto che io lì ero ospite, nonostante potessi avere una camera in un albergo, in un ostello, così io lì ero ospite. E quindi dovevo semplicemente cercare di essere rispettoso. Se passo da casa tua, poi esco e vado dall'altra parte e inizio a parlarne male, che cosa pensa la gente di me? Dice, questo qua appena se ne va poi parla male di me. Magari certe situazioni in cui io mi sono trovato in difficoltà sono dipese da me, perché un'altra cosa che ho imparato è che anche le persone che noi incontriamo sono in realtà degli specchi. Noi vediamo in loro quello che in realtà, cioè no, le persone vedono in noi ciò che in realtà noi offriamo loro. E quindi negli altri noi siamo anche in grado di cogliere forse certe parti di noi che dobbiamo correggere. Se ci relazioniamo con una persona che ci pare ottusa, è in parte anche un nostro modo di fare. Io non riuscivo a trovare la soluzione in un determinato posto, forse sì, dipendeva parte da quel posto lì, ma forse in parte dipendeva anche da me. Quindi non ho mai, ho sempre cercato di evitare di lasciare un giudizio chiuso, è così, punto e basta. In Giappone io ho trovato delle difficoltà, sicuramente c'è gente che si trova benissimo in Giappone, perché io ho bisogno di determinate cose, non posso intervenire in tutti i posti del mondo, certo. Posso fare, però ci sono dei posti in cui mi trovo meglio.